comincerò dal mio arrivo a Via De Lollis, perché io frequentavo filosofia, dire frequentare è un parolone, perché a quell'epoca si andava molto in piazza, nelle manifestazioni, la frequentazione era, si era molto diradata, e seguivo le lezioni però di Domenico Parisi, che a quell'epoca insegnava psicolinguistica, aveva un incarico di psicolinguistica a filosofia, io seguivo filosofia. E a un certo punto Domenico ha detto in, a lezione, lui aveva un'aria tutta molto diversa dagli altri professori che erano Paratore, Mazzarino, tutte personaggi molto accademici, lui invece aveva un modo di trattare gli studenti molto più amichevole, e disse chi voleva andare alla sede dell'Istituto di Psicologia del CNR, che allora era in Via De Lollis, perché Francesco Tonucci cercava studenti per raccogliere dati sui ragazzini delle scuole, faceva una ricerca sulla differenza di classe sociale. Io che cercavo moltissimo di fare cose pratiche, tra virgolette, non solo teoria, ho subito alzato la mano e così sono arrivata all'Istituto di Psicologia di Via De Lollis. Dalla esperienza con Francesco è nato poi tutta un'esperienza politica, perché Tonucci mi ha poi introdotto a un doposcuola, all'epoca si facevano queste cose, un doposcuola del Tiburtino Terzo, e di questo ovviamente non parlerò, ma è stata un'esperienza molto interessante, erano cattolici di sinistra, io ero l'unica ebrea, eccetera eccetera. Vi dico solo che oggi esiste una chat che si chiama 50 anni dopo, in cui ci siamo ritrovati quelli che avevano partecipato a quell'esperienza, però io in verità ero poi dal punto di vista della ricerca una seguace di Domenico e Francesco, cioè Domenico Parisi e Francesco Antinucci, e loro mi proposero subito di andare a casa di due bambini, uno era Claudia, una bambina che loro già stavano registrando, un altro lo trovai io, Francesco, di andare a casa di questi bambini con un audioregistratore all'epoca raffinatissimo, perché aveva due canali, quindi con uno potevi registrare quello che veniva detto e con l'altro potevi commentare tutta la situazione, il contesto, cose mai viste, cioè tecnologie avanzatissime. E grazie a questi dati Domenico e Francesco poi hanno pubblicato vari articoli, libri sull'acquisizione del linguaggio infantile. Io in compenso ho fatto la mia tesi, che significativamente indagava come i bambini imparano a dire di no, ed era una tesi a metà fra psicolinguistica e psicoanalisi. Vogliamo proseguire? Qualcuno deve andare avanti. Ecco, questa è la tesi che è stata subito pubblicata. Io mi ero laureata nel 71 e la tesi è stata pubblicata nel 72. Questo era il bambino Francesco, dove io andavo ogni 15 giorni. Ero io stessa un po' una bambina e quindi ci giocavo, eccetera. Ogni 15 giorni andavo in casa di queste persone con questo audioregistratore. E poi trascrivevo su dei fogli protocolli che poi a suo tempo, molti anni dopo, sono confluiti nel Childess, un sistema per studiare il linguaggio infantile. Andiamo avanti. Ecco, la mia grande fortuna è stata poi che proprio nel 72 è arrivata in istituto una giovane studentessa americana, Elizabeth Bates, che doveva fare la sua tesi di dottorato. E il suo, diciamo, tutor era David McNeil. Lei voleva fare una tesi sull'acquisizione della pragmatica nei bambini. Naturalmente David McNeil era contrarissimo, poi molti anni dopo è diventato il grande studioso dei gesti, e questo è anche molto divertente. Comunque, con mia grande fortuna, Francesco ha scaricato Elizabeth su di me. E così io ho cominciato a lavorare con lei e Luigia Camaglioni, avanti, e è stata un'esperienza bellissima, perché Elizabeth ha portato il videoregistratore, uno strumento fantastico per noi, perché finalmente potevamo acquisire dati video,
E così tutte e tre abbiamo cominciato a seguire tre donne, hanno seguito tre bambine femmine. Tutto questo lato femminista l'ho scoperto facendo questa lecture, non mi ero mai resa conto. E queste tre bambine erano solo tre, una, poi una per età, quindi una è stata seguita da, diciamo, dalla nascita ai 6 mesi, una dai 6 ai 12 e una dai 12 ai 18. E questo dimostra che avere anche pochi dati permette di fare grandi scoperte, perché mai articolo fu più citato di questo. Ancora adesso, io una volta alla settimana, ResearchGate mi manda il fatto che è stato citato. E anche dico a tutti che quando vi respingo, noi l'avevamo mandato al Journal of Child Language che lo respinse, perché invece pubblicò uno di Jerry Bruner. E noi però riparammo in quest'altra rivista, Merrill Palmer. E se andiamo avanti vi faccio vedere che già da allora noi non usavamo il termine multimodalità, ma avevamo in mente questa idea della multimodalità. Qua, va bene, qui c'è un'altra foto per far vedere noi che ormai ci eravamo trasferiti a Via dei Monti Tiburtini, che lavoriamo con Elizabeth che ci spiega. Anche qua improvvisamente mi sono resa conto che eravamo tutte donne. Ho messo di fianco la mia foto con mia figlia, perché a quell'epoca tutte queste donne, nessuno aveva figli, io ero l'unica che nel 74 avevo avuto una bambina. Quindi quando io dicevo ma io devo andare a casa, ma io devo allattare, tutti mi sghignazzavano in faccia e non capivano assolutamente questa idea che uno può lavorare e avere dei figli. E le altre donne non ne avevano. Poi molti anni dopo sia Elizabeth che Luisa mi hanno chiesto scusa in ginocchio per non aver capito la mia situazione. Andiamo avanti. Ecco, questo è il libro che poi abbiamo tratto da quella prima ricerca, che era la comunicazione nel primo anno di vita. E questi famosi gesti performativi, che poi erano gli stessi di acquisition of performatives. Quindi noi avevamo in qualche modo identificato il fatto che l'intenzione comunicativa nel bambino nasceva prima delle prime parole, veniva espresso tramite gesti. Gesti che in qualche modo esprimevano quindi già un'intenzione richiestiva, un'intenzione dichiarativa. Andiamo avanti. Ecco, ho preso proprio un pezzo da questo libro, proprio per dirvi, si parlava di multimodalità anche se il termine non c'era. E appunto si diceva, si dimentica che la fase di sviluppo che precede nel bambino l'acquisizione del linguaggio è una fase prelinguistica ma non precomunicativa, nel senso che in essa sono già presenti diverse modalità di comunicazione, gestuali e vocali, attraverso le quali il bambino comunica con l'ambiente che lo circonda assai prima di essere in grado di adoperare il linguaggio. E poi si passava a notare appunto l'importanza di tutto quello che allora si chiamava comunicazione non verbale. Andiamo avanti. Questi sono uno schema sui gesti performativi e deittici molto più recente, perché ora continuiamo a studiarli, perché io sono sempre rimasta bene o male sul tema iniziale e facciamo però distinzioni più raffinate se questi gesti sono eseguiti con l'oggetto in mano, senza oggetto in mano, ma questo magari sarà l'oggetto di un'altra conferenza che possono fare i miei colleghi. Andiamo avanti. Ecco, questa è una foto che ho ritrovato quando partecipavo agli workshop con Arbib. È una foto di nuovo tutte donne, mia madre, mia sorella, io avevo una sorella di 20 anni più grande, e in questa foto tutti indicano, io cerco di faccio un gesto di richiesta, mia sorella mi indica da un'altra parte, e quindi era già lì il mio futuro, e in qualche modo è interessante che anche un ultimo capitolo che abbiamo appena mandato per la stampa con Olga e Cristina fa proprio vedere l'importanza dell'environment, dei caregiver in questo uso dei gesti, e infatti qua è già visibilissimo. Andiamo avanti. Ecco, e arriva nel 79, quindi nel 77 io torno dagli Stati Uniti, da Berkeley, dove ero stata con una Fulbright, perché io non ero al CNR, cioè collaboravo ma ero all'università,
ero contrattista di filosofia del linguaggio con Somenzi, e nel 77 viene fatto un concorso per Sebastiano Bagnara e entriamo Dario ed io come idonei. E io scelgo, lascio l'università e scelgo il CNR. E nel 79 esce questo libro molto importante, Emergence of Symbols, purtroppo non è mai stato tradotto in italiano, mentre forse allora avrebbe avuto una certa importanza. E anche qui, guardate, non mi ero di nuovo resa conto, 5 donne. E vediamo cosa dicevamo allora. Ecco, soprattutto in un capitolo in particolare osservavamo i parallelismi fra quello che chiamavamo il vocabolario gestuale e il vocabolario vocale, e a un certo punto proprio affermavamo: non c'è nessuna evidenza che ci possa suggerire che a 13 mesi un bambino sia orientato verso lo sviluppo di una lingua vocale o una lingua gestuale, dipende dall'input a cui è esposto. E è molto bello perché siamo nel 79, noi citavamo subito dopo le primissime ricerche sull'acquisizione dell'American Sign Language, e nel 79 infatti è uscito il famoso libro di Klima e Bellugi. Avanti. Ecco, questo è un altro schema su quelli che noi chiamiamo, cioè quello che lì chiamavamo vocabolario gestuale, oggi li chiamiamo più che altro gesti rappresentativi, e continuiamo appunto a analizzarli, a vedere le strategie rappresentative. Proprio lo studio di questi gesti rappresentativi dei bambini udenti ci ha permesso di vedere le radici profonde che la lingua dei segni ha nella gestualità e ancor prima nell'azione, ma questa è un'altra storia. Proseguiamo. Ecco, finalmente, sempre in questi anni, io e altri cominciamo a interessarsi di queste lingue dei segni, di queste forme di comunicazioni usate dai sordi, perché non si usava ancora la parola in Italia lingua dei segni. E non siamo solo noi a Roma, ma c'è il gruppo di Facchini a Bologna e c'è Elena Pizzuto a Palermo, anche lei tornata dagli Stati Uniti, che cerca di animare la cosa. E pubblichiamo un libro, I segni come parole, adesso vedremo un attimo l'indice, però la cosa interessante è che noi ci interessiamo di questa forma di comunicazione, ma non abbiamo nessun contatto con i sordi. Questo, quindi facciamo molta teoria e poca pratica. Il contatto viene grazie a un mio incontro con Serena Corazza, che era nella foto precedente, che avviene del tutto casualmente nell'81, e Serena Corazza è la prima che accetta di venire da noi in istituto a Via dei Monti Tiburtini e ci rivela e scopre con noi il fatto che in realtà questa forma di comunicazione è una lingua a tutti gli effetti. Avanti. Ecco, l'indice è molto interessante perché noi trasciniamo in questa avventura anche colleghi dell'IP, cioè Domenico scrive un capitolo, Elisabetta Bisalberghi scrive un capitolo, oltre naturalmente tutto il nostro gruppo. Però si parla sempre in generale della ricerca sulle lingue dei segni all'estero, non in Italia. Ancora? Ecco, nell'83 c'è un famoso convegno, comunicazione non verbale, fatta da una nostra collega Grazia Attili e Pio Ricci Bitti, che era professore a Bologna, e anche qui per la prima volta noi riusciamo a portare, gli atti sono in realtà due volumi, uno dei quali addirittura si chiama I gesti e i segni, e noi portiamo, insomma, scriviamo vari capitoli in questo secondo volume. Io faccio così, invito Tummolini a capire che vuol dire. Allora, nell'83 c'è il salto, perché organizziamo questo grande convegno sulle lingue dei segni e arrivano da tutto il mondo, ci sono 8-9 lingue dei segni interpretate, e ci aiuta molto Bill Stockin in questa organizzazione. Fin da allora ci sono colleghi sordi, non dentro l'ICNR, ma che dall'esterno ci aiutano, e nasce la prima descrizione della lingua dei segni dell'87. Avanti. Che poi è stato ristampato, andiamo avanti.
Fin da allora si parla di un'altra cosa che avrà una grossa ricaduta, di un metodo per aiutare i bambini sordi non solo a imparare l'idea che si poteva migliorare l'insegnamento della lingua parlata, nel nostro caso dell'italiano ai bambini sordi, aiutandosi coi segni, cioè con la lingua dei segni. E quindi nasce quello che viene chiamato il metodo bimodale, per cui le logopediste parlavano e segnavano nello stesso tempo. Però naturalmente la lingua dei segni veniva adattata alla struttura dell'italiano. Questo è il metodo bimodale. Di bilinguismo bimodale si parlerà un po' dopo, un po' più tardi, ed è una cosa un po' diversa. Andiamo. Ecco, qua avviene un grande cambiamento. Ci trasferiamo come gruppo a Via Nomentana e lì finalmente possiamo avere i sordi in qualche modo, perché questo luogo dell'istituto di Via Nomentana viene sentito come un luogo storico della comunità, quindi i sordi partecipano molto più attivamente alle nostre ricerche e alle nostre e ci formiamo in qualche modo tutti insieme. Avanti. E nascono tantissimi libri, sia di tipo storico, sia di tipo più educativo, sia sull'acquisizione del passaggio dal gesto al linguaggio, sia nei bambini sordi che nei bambini udenti. Avanti. Ecco, però nel frattempo qualche altro collega del CNR parlava di bimodalità e multimodalità ed era il centro di Padova, il centro di studio per le ricerche di fonetica del CNR, che non si occupavano solo di voce, ma molto attivamente di lettura labiale, movimenti della labbra e anche di gesti, di intonazione, di espressione dell'emozione. Attenzione che anche il centro di fonetica aveva una tradizione con Croatto, che veniva dal lavoro con i bambini sordi, quindi sempre sui sordi ci ritroviamo. E titoli, io ho buttato qui tanti titoli di Emanuela, di anche Cosi, che fanno vedere proprio queste parole, bimodal, i soggetti acusici, l'analisi, guardate l'ultima pubblicazione del 94, l'analisi multimodale del parlato. Avanti. Ecco, e qua stupore, l'altro giorno sono andata in istituto a cercare, a ramazzare un po' di carte sulla mia direzione, ma invece cosa ho trovato? Che io nel 2001 ho seguito un workshop che diceva proprio come segmentare, etichettare l'informazione, l'interazione multimodale nel 2001. Non ho alcun ricordo di tutto ciò, però è interessante invece che c'era questa integrazione tra noi e il gruppo di Padova e a quell'epoca poi alla Magno si unisce anche Isabella Poggi, che per altre vie era anche lei una seguace molto più di me di Parisi e Castelfranchi. Andiamo avanti. Ecco, nella stessa, la prima volta che anche la Pizzuto tratta di lingue dei segni e usa proprio la parola comunicazione multimodale, multidimensionale, è in una pubblicazione, in degli atti pubblicati da Cosi e da Magno Caldognetto. E anche questo mi è sembrato molto interessante. E qual è l'idea? La nostra collega Elena Pizzuto, per chi non lo sapesse, è stata con noi fin dall'inizio della ricerca sulla lingua dei segni e dobbiamo a lei un grandissimo impulso a queste ricerche. Purtroppo ci ha lasciato ormai quasi 10 anni fa. Avanti. Ecco, cosa dice in quell'articolo Elena e poi ripeterà in tanti altri lavori, però ho voluto prendere questo passo. Un tratto comune a tutte le lingue dei segni finora esplorate, intrinsecamente legato alle caratteristiche fisiche dei segni visivo-gestuali che le compongono, l'uso simultaneo di più modalità e canali espressivi per veicolare i significati, e i segni linguistici, già le diceva lei, vengono articolati con le mani ma anche con diverse altre parti del corpo.
E la cosa che queste altre parti del corpo erano l'espressione facciale, l'orientamento del busto, la direzione dello sguardo, tutte cose che ora nella nuova descrizione della LIS noi mettiamo molto più in vista, molto più in rilievo, e conclude: questi tratti di comunicazione multimodale sono resi ancora più complessi dalla multidimensionalità dei segni visivo-gestuali, anch'essa intrinsecamente legata alle loro caratteristiche fisiche. Diversamente dai suoni delle lingue parlate, i segni visivo-gestuali utilizzano non solo la dimensione temporale, ma anche le tre dimensioni dello spazio. Io cercherò di arrivare alla fine di questo mio seminario di oggi per dire che oggi noi sosteniamo, non solo noi ma tanti altri, che questo non è vero solo per i segni visivo-gestuali, ma anche per le lingue parlate e scritte. Andiamo avanti. Ecco, e arriva il libro, cioè la tesi prima di dottorato, che poi diventa molto presto libro, di Sabina Fontana, del 2009, che proprio si intitola Linguaggio e multimodalità, gestualità e oralità nelle lingue vocali e nelle lingue dei segni. Che cosa sostiene Sabina? È una cosa apparentemente molto semplice, ma diciamo vederla spiegata, scritta e pubblicata non era da poco. Lui sostiene che come nella lingua parlata c'è l'accompagnamento dei gesti, che sono importantissimi sotto tanti punti di vista, così anche nelle lingue dei segni c'è una componente che in qualche modo è gestuale, ma che in realtà è orale, cioè sono i movimenti delle labbra. Ciao. Non so chi sia, vabbè, non importa. Quindi questa è la tesi di Sabina, che ovviamente si avvicina in qualche modo anche alla tesi arrivata da altre parti del gruppo di Padova. Negli stessi anni si comincia a parlare anche di bilinguismo bimodale. Come bilinguismo bimodale perché? Perché si dice che mentre il bilinguismo, non so, io parlo inglese e francese, però sono bilingue, in due lingue che viaggiano però in una stessa modalità, quella orale, parlata. Invece se io sono bilingue in lingua dei segni e in italiano, in LIS e in italiano, io in qualche modo una lingua viaggia su una modalità e una lingua viaggia su un'altra. Però attenzione, questa da un certo punto di vista è importante sottolineare questa cosa, quindi è fra l'altro io stessa con i miei colleghi l'abbiamo adottata e utilizzata, però è in qualche modo va un po' contro a quella idea che però anche le lingue parlate, anche le lingue segnate sono in realtà fenomeni multimodali, quindi è in qualche modo sotto qualche punto di vista un po' in contrasto, e infatti io da un po' di mesi non la uso più, dico bilingue italiano LIS per non avere confusioni. Anche perché molti interpreti LIS si confondono, invece di segnare bilinguismo bimodale segnano metodo bimodale, che era un'altra cosa completamente. E quindi evito proprio la parola. Ricordiamo anche la Poggi, perché come abbiamo visto lei collaborava con la Magno Caldognetto da una parte, ma anche con l'IP, con l'Istituto di Psicologia dall'altra, e ha una sua visione della comunicazione multimodale, però legata un po' alla teoria dell'epoca che portavano avanti soprattutto Antinucci e Castelfranchi, cioè le nozioni di credenza e scopo. Andiamo avanti. Ecco, nel frattempo però compare un libro che ha una grande risonanza. Devo dire che io non l'avevo mai saputo, l'ho scoperto, confesso la mia grande ignoranza. Io l'ho scoperto preparando questa relazione, perché mi sono incuriosita di andare a vedere cosa c'era con questo titolo multimodalità fuori dal campo che conoscevo. Ecco, nel 2010 è uscito questo libro di Günter Kress, che ha tutta una scuola. Il libro è stato tradotto nel 2015 e lui
parla di multimodalità in un modo ancora un po' diverso, perché lui intende come multimodalità, nel suo libro ci sono per esempio tutte, come uno stesso contenuto viene trasmesso con dei cartelli, con dei disegni, con delle scritte particolari, e parla di una social semiotic theory, che questo mi ha molto incuriosito, perché il nostro libro, come vedremo fra poco, ne avrò tempo, più recente è proprio un approccio sociosemiotico. E attualmente sono andata anche per divertimento, ma ci potete andare a tutti, a vedere cosa dicono nel web a proposito di multimodale e da non confondersi, come dicono loro, dal multimodale, dal multimodale multimediale. E la descrizione, quello che descrive il web, risponde molto di più alla visione di Kress che non a quello forse che intendiamo noi. Andiamo avanti. Ecco, arriviamo al libro. Il libro, la nuova descrizione della LIS, che abbiamo pubblicato sempre con il Mulino, in qualche modo 87, 97, 97, 97, più di 30 anni dopo. E qui, siccome nel vecchio libro c'erano sia autori sordi che autori udenti, così anche nel libro attuale siamo sordi, udenti. Sabina Fontana è bilingue, anche se udente, bilingue dalla nascita, Alessio anche bilingue dalla nascita, e diciamo Maria ed io abbiamo imparato la lingua dei segni in modi diversi, io senza mai delle classi regolari e invece Maria seguendo i corsi LIS. Avanti. Ecco, questo è lo spirito di questo nostro nuovo punto di vista, cioè noi siamo partiti da un tempo in cui la lingua dei segni non era neppure chiamata così, era una mimica, una gestualità disordinata. Poi abbiamo lavorato affinché, per dimostrare che aveva tutte le caratteristiche di una lingua, e abbiamo usato un po' gli stessi strumenti che usavamo per descrivere le lingue vocali. Poi, a partire dagli anni 90 e soprattutto 2000, abbiamo, mentre aspetti come l'iconicità si nascondevano sotto il tappeto perché facevano un po' paura, invece si è riconosciuto che proprio queste peculiarità rendano speciale le lingue di segni, cioè tutto questo non lo diciamo solo noi ovviamente, lo dicono tanti altri. Ecco, la cosa su cui noi premiamo molto in questo nuovo libro è di dire attenzione, ma più si va avanti, più gli studiosi delle lingue parlate arrivano a scoprire le stesse caratteristiche nelle lingue parlate che noi abbiamo individuato nelle lingue dei segni. Avanti. Ecco, qui ci sono 5 punti in cui la nostra nuova descrizione si differenzia moltissimo dalla precedente. Andrò velocissima perché poi su questa nuova visione magari potremo fare altri incontri, però volevo sottolineare queste differenze. Cioè, noi all'inizio dicevamo che i segni erano diversi dai gesti perché ci serviva per affermare la linguisticità delle lingue dei segni. Oggi non abbiamo più tutti questi timori e ovviamente tutti riconosciamo la grande continuità fra azione, gesti e segni, insomma tutte le teorie embodied eccetera, e su questo abbiamo pubblicato recentemente moltissimi lavori. Avanti, tanto queste le sappiamo a memoria. La secondo punto importante è che all'epoca si voleva dire come esistono i fonemi nelle lingue parlate, cioè unità minime, privi di significato, così nella lingua dei segni ci sono i cheremi, che erano poi i parametri manuali, cioè la configurazione della mano, il luogo, il movimento. E ci concentravamo sulle mani. Sì, dicevamo ci sono altri aspetti importanti, però l'analisi era sulle mani. Oggi no, oggi siamo convinti che le altre componenti corporee hanno un'importanza grandissima e che i cheremi non sono unità prive di significato, ma hanno un rapporto molto interessante col referente cui poi vanno a formare i segni. Anche nella trascrizione delle lingue dei segni abbiamo fatto i grandi progressi e ora usiamo
sign writing. La cosa interessante è che queste stesse idee, cioè l'idea che gli elementi prima chiamati paralinguistici come l'intonazione, la prosodia, eccetera, eccetera, o il gesto, sono parte del linguaggio e non sono elementi extra, ormai è anche degli studiosi delle lingue parlate. Andiamo? Ecco, un terzo punto, che nel passato, come vi ho detto, si minimizzava l'iconicità, ci sembrava una cosa che, diciamo, che le rendeva troppo diverse dalle lingue vocali. E invece oggi si è pronti, anzi, ad affermare l'importanza di questa iconicità e nella nostra nuova descrizione noi parliamo di tre tipi di unità deittiche, lessicali e di trasferimento, e queste unità di trasferimento è proprio il trionfo dell'iconicità, perché ci sono i trasferimenti di persona, di situazione e di forma, quindi noi siamo in grado attraverso i segni di in qualche modo rappresentare quello di cui stiamo parlando. Avanti. Ecco, questo è un classico esempio che mostriamo per far vedere che una è il segno lessicale, ecco, per esempio cane, il segno standard cane. Poi durante un racconto naturalmente si trasforma questo cane, c'è il cane che salta dal davanzale, un trasferimento di situazione, io il segnante che si affaccia alla finestra e quindi diventa in persona in quel momento il personaggio, e addirittura nell'ultima slide c'è un doppio trasferimento, cioè c'è il cane che c'è il bambino che tiene in braccio il cane e il cane che gli lecca la guancia. Su questo ultimo esempio di doppi trasferimenti e tripli trasferimenti, proprio recentemente Olga e una giovane dottoranda hanno scritto un articolo, un lavoro molto interessante. Andiamo avanti. Ecco, la cosa che ci preme sottolineare è che questa iconicità ormai è iper riconosciuta anche nelle lingue vocali, cioè non solo per i suoni onomatopeici, non solo per le parole onomatopeiche o per i suoni fonosimbolici, ma anche, viene avanti, viene riconosciuta anche a livello di morfologia, di tratti morfologici, addirittura sintattici. E quindi, per esempio, anche il plurale, che spesso in lingua dei segni si forma attraverso la ripetizione del segno, poi si scopre che ci sono lingue parlate nel mondo dove anche lì il plurale si forma con la reduplicazione. Quindi sempre di più si vede come i fenomeni sono analoghi. Anche noi in italiano, quando diciamo piano piano, vuol dire che è una intensificazione, cioè vogliamo dire veramente piano, un principio vistosamente iconico. Ma questo non siamo noi a dirlo, ma molto interessantemente, quindi sia nelle lingue parlate che nelle lingue segnate si compiono tre funzioni fondamentali: il pointing, cioè le indicazioni, il dire e il nominare, il describing, e l'illustrare, il mostrare, il depicting. E questo è particolarmente interessante, che ce lo dicono studiosi come Clark o Dinkelmanse, che non si occupano di lingue dei segni ma di lingue parlate. Quindi si va sempre più scoprendo che queste funzioni fondamentali sono di tutti e due i tipi di lingue. Ancora? Allora, naturalmente il passaggio da una parola per dire, una parola per mostrare, è molto sottile. Cioè se io dico grande è una cosa, se dico grande, cioè allungo, è un'altra. E così se io faccio un segno come dormire nella forma, diciamo, che trovo nel vocabolario, o la faccio con un certo tipo di faccia e con un certo tipo di espressione, io in quel momento sto illustrando come sto dormendo, quindi faccio un'operazione un po' diversa. Ancora? E un'altra differenza, che all'epoca noi facevamo un confronto molto errato, che purtroppo molti studiosi di linguistica delle lingue dei segni ancora fanno, cioè confrontano e studiano le lingue dei segni con strumenti elaborati per le lingue di solo di una certa tipologia e soprattutto scritte. Ora invece la cosa corretta da fare è confrontare la tipologia delle lingue dei segni, e che per esempio dove un segno può
includere nello stesso segno l'oggetto, il predicato, il soggetto, con lingue, per esempio le lingue Maya, dove esattamente c'è una stessa parola che ingloba tutti gli elementi. Quindi va, il confronto corretto da fare è A con lingue parlate e secondo parlate di altre tipologie. E per esempio è anche molto importante sapere che l'intonazione, che in una lingua è un fatto considerato extralinguistico, di fatto in un'altra lingua come il giapponese è invece una sillaba che si aggiunge e così via. Insomma, questo tener conto di tipologie diverse purtroppo è stato fatto troppo poco. Avanti. Ecco, noi ci ha abbastanza influenzato anche questi due libri in questo confronto fra segnato e parlato. Uno è di Franco Fanelli, che forse ci sta seguendo perché gli avevo mandato il link, e l'altro è di Miriam Voghera, che nel 2017 ha pubblicato questo libro che io ritengo molto importante, Dal parlato alla grammatica. Perché? Perché tutte le osservazioni che loro fanno sulle lingue vocali, soprattutto parlate, sono esattamente le stesse cose che noi andiamo scoprendo nelle lingue segnate. Cioè l'importanza degli elementi appunto gestuali, il fatto che va osservato come la lingua viene usata nella comunicazione faccia a faccia e non come la lingua scritta. Perché la scrittura è una cosa diversa dalla lingua parlata, completamente diversa. Quindi l'aver confrontato la lingua dei segni, che è una lingua orale per l'eccellenza, faccia a faccia, con lingue scritte, è stato un errore fondamentale. Avanti. Ecco, una cosa interessante che dice Miriam è: il parlato come il segnato è strutturato in altro modo rispetto alla lingua standard utilizzata nello scritto e veicolata nell'istruzione scolastica. Imparare una lingua faccia a faccia, parlata o segnata, di norma non richiede un insegnamento specifico in un contesto formale. Questo spiega perché sia più difficile nell'oralità rifarsi a regole precise e definite a priori, sia invece più adeguato ricercare le regolarità nell'uso del parlato in diversi contesti. E qui arriviamo all'ultimo punto di differenza, che nel passato noi eravamo un po' alla ricerca di questa LIS standards, la LIS pura, che per carità non doveva essere sempre la stessa per tutti gli italiani. Invece oggi siamo arrivati a essere più tranquilli, a dire no, come per le lingue parlate, la lingua non può prescindere dalle caratteristiche della comunità che le usa e anche da tutti i mutamenti che ci sono e avvengono in questa lingua. E vediamo che sono tanti. Avanti. Ecco, per esempio, queste variazioni che siamo abituati a considerare nelle lingue parlate, variazioni di tipo geografico, di tipo diacronico nel tempo, in base alla situazione, in base allo stile, non le abbiamo troppo considerate nel passato quando parlavamo di lingue dei segni, mentre oggi dobbiamo sapere esattamente di quale lingua sta usando la comunità, e per questo in questi ultimi mesi noi ci siamo molto molto appassionati a studiare quello che succedeva sul web e come durante il lockdown la comunità sorda ha usato la lingua dei segni. Questi sono, diciamo, la summa di questa ultima visione, che riconosce in questi cinque punti i punti fondamentali di questo modello cognitivo e socio-semiotico, che deve valere per una descrizione e delle lingue segnate e delle lingue parlate. Lì ho messo il link a un intervento molto breve che ho fatto per linguisticamente.org, una specie di bignami del libro. Andiamo avanti. Ecco, l'altra cosa fondamentale è che il studio del parlato e del segnato ci conferma sempre di più che molti elementi linguistici non sono categorici, categoriali,
distinti, descrivibili in elementi distinti l'uno dagli altri, ma possono essere, molti fenomeni sono gradienti e quindi noi dobbiamo essere in grado di descrivere non solo fenomeni, elementi discreti, ma elementi gradienti. Andiamo ancora? Ok. Qui adesso volevo un po' paragonare il concetto di multimodale per Miriam Voghera e quello che noi consideriamo o usiamo come multimodale. Quindi sono andata un po' a paragonare quello che dice la Voghera in questo libro e anche in un ultimo articolo e quello che diciamo noi nell'ultimo libro. Ecco, dice Miriam, la percezione linguistica è un processo multisensoriale che integra stimoli visivi e uditivi. Vi è dunque una plurimodalità. Usiamo i canali in modo integrato, aumentando così la ridondanza e riducendo la perdita di informazione. Questo è valido anche per la produzione con l'uso del corpo nella comunicazione. Poi ripete che la comunicazione monomodale non è il punto di partenza, né da un punto di vista ontogenetico né da un punto di vista filogenetico, e questo ovviamente ci trova completamente concordi. Però andiamo nella slide successiva. Ecco, fra l'altro, in questo libro Miriam individua i correlati linguistici funzionali del parlato, che guarda caso sono poi molto simili a quelli che noi troviamo nel segnato, ma ora non mi voglio soffermare su questo, ma sul fatto che per Miriam, no, torna su, la modalità, lei intende una cosa un po' diversa da noi, cioè lei dice: se io ho la stessa lingua, ma cambio canale, cioè il fatto di usare un canale, per esempio il parlato o lo scritto, si trascina con sé tutta una serie di conseguenze, cioè cambia il modo come io mi pongo agli interlocutori, cambiano i miei processi di comprensione e produzione della lingua e questi fattori si condizionano reciprocamente. Quindi il canale utilizzato crea tutta una serie di conseguenze, sono tutto questo insieme che lei chiama modalità. Mentre, e qua possiamo andare alla nostra figura, il termine multimodalità, che peraltro noi usiamo abbastanza poco nell'ultimo libro, mi sono fatta una bella ricerchina cerca nel libro del 2019, noi, no, scusa, puoi andare in quella dopo? Scusa, ecco, tieni qua. Preferisco usare la figura che abbiamo ricreato per l'edizione inglese del libro, che spero che non è poi la traduzione, è un nuovo libro che speriamo, incrociando le dita, di pubblicare con Benjamin. E noi proprio ci poniamo, e infatti abbiamo rifatto un po' questa figura che rappresenta per noi i modelli di significazione in lingua dei segni e mettiamo appunto in rilievo da una parte la multilinearità, che sarebbe la simultaneità caratteristica delle lingue dei segni, e l'altra, questo che noi diciamo, la multimodalità, cioè la possibilità di usare mani, ma espressione facciale, sguardo, eccetera. E però diciamo, molto interessantemente, diciamo, i fenomeni di multimodalità e multilinearità da un punto di vista di notazione, descrizione e analisi pongono problemi epistemologici di non poco conto. Per esempio, come distinguere le diverse funzioni linguistiche, pragmatiche, emotive dell'espressione facciale, dello sguardo, come descriverle e rappresentarle. Quindi ancora resta tantissimo da indagare. Però è importante vedere anche questo modo di intendere la questione. Ancora avanti? Perdonatemi, dovremmo andare verso la chiusura, diciamo, ci stiamo avvicinando alla chiusura.
Perfetto. Allora, volevo chiudere con questo discorso sulla mortalità, poi passo alla parte divertente della direzione e rivelo lo scoop della giornata. E con una voce che ha scritto Albano Leoni molto recentemente per la Treccani. Intanto è importante per noi perché riconosce proprio che nel repertorio linguistico italiano comprende la LIS. Prima, questo in tempi non sospetti, perché il riconoscimento è venuto solo poche settimane fa. Quindi è molto importante questo riconoscimento che ci dà Federico. Ancora avanti. Ma la cosa più interessante, potete andare avanti con la slide, è che Federico fa notare come anche la nostra comunicazione di parlanti di italiano, di persone che parlano e usano l'italiano, si sta modificando e come anche lo scritto, la forma di comunicazione scritta si sta modificando. Per esempio, cita, questo è ovvio, tutta la comunicazione in WhatsApp, Twitter, che io però non conosco, Instagram e altro, cioè proprio il fatto che questi modi di comunicazione, questi media, trasformano anche la comunicazione scritta. E quindi molto spesso si dice una parola e si manda una foto, non si sta a scrivere tutta una frase. E vediamo, infatti, fa un esempio molto carino ancora. E la slide dopo, ecco, che c'è un ricorso sempre più pervasivo a strumenti iconici, a proposito dell'iconicità, e quindi al fatto di rendere la scrittura sempre più breve. E anche lui dice forse un ritorno inconsapevole alle scritture pittografiche, ideografiche dell'antichità, e soprattutto, questo mi sembra l'elemento importante che nota Federico, il fatto della alla linearità si sta sostituendo la simultaneità. E questo nuovo modo può determinare questo entra il nostro istituto, insomma, tanti gruppi del nostro istituto, dei mutamenti cognitivi di cui va tenuto conto. Ancora avanti? Allora, mentre preparavo questa relazione, io ho detto: ma è possibile che Kendon usa questa parola multimodal solo in un articolo? Perché avevo trovato solo questo articolo del 2009, Kinesic Components of Multimodal Utterances. E quindi io ho scritto, siccome in questi periodo lui ci sta aiutando per questo libro in inglese, io gli ho scritto e gli ho detto: Madam, ma in quale altro articolo hai usato questa parola? E lui dice: io penso che il titolo, praticamente lui dice in questa mail di risposta, dice sì, l'ho usato solo in quell'articolo e se lo ripubblico non lo uso neanche più, perché è una parola che va usata nella maniera giusta. Dice, io in generale la evito, perché naturalmente se sappiamo in che contesto la stiamo usando e come la usiamo va bene, ma in questi giorni, adoro questo suo modo di scrivere, in questi giorni tutti per far vedere che pensano nel modo giusto, right thinking, allora ci mettono di mezzo questa multimodalità e questa modalità. E dice, ma questi autori non sanno neanche che cosa stanno dicendo quando usano questo termine. Dice, forse non ti ho risposto in maniera molto utile. Ma io la trovo questa invece risposta, la giusta conclusione alla mia lecture sulla multimodalità. E ora passiamo agli ultimi.